Salve ragazzi, eccomi qua. Allora, puntata del martedì con il Non siamo insieme del dottor Puccio sul canale Big. Oggi è estrazione su il pullaggio su giochi di Capitan Tsubasa, quindi ci siamo. Facciamo subito la prima estrazione da 0 e poi dopo proseguiamo con i 4 lanci da 10. Vabbè, sperando che insomma si trova qualcosa. Iniziamo. Eccoci qua ragazzi, allora, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa, vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante, ok, vediamo un po' che carta è, una carta colorata, quindi dovrebbe essere qualche personaggio buono, non lo schippo, quindi aspetto il momento giusto per spacchettare, vediamo un po' chi ci ha trovato, un SSR per Xiao Yongguang, quindi molto molto forte questo personaggio, vabbè, proseguiamo. Eccoci qua ragazzi, primo lancio da 50 e proseguiamo subito immediatamente. Ragazzi, primo lancio, primo pull da 50, 10 estrazioni. Eccoci qua ragazzi, lo speciale di Natale, guardate come i pupazzetti di Natale sopra lo stadio. Guardate un po' addirittura il pallone a forma di pupazzo di neve. Quindi intanto andiamo avanti, ci sono i palloni d'oro. E vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante. Ok, un SR, Brian. Ah, questo sarebbe Kluivert, Brian Kluivert, ma sarebbe la versione di Kluivert, anche se in realtà è biondo. Masao Tachibana, Franz Chester, vabbè, un SR, non mi serve, ancora un Chester, vabbè, questo è il portiere. Steven Levin, un giocatore della Juventus, Salvatore Gentile. Della Juve, Takeshi Kishida, El Cid Pierre, questo è il Pierre, il giocatore francese, e poi l'ultimo è Bossis, e proseguiamo. Ragazzi, scusate, c'è anche un'estrazione gratis che in questo caso è un R, per aumentare le varie statistiche. Vabbè, adesso possiamo proseguire. Un po' in sordina questo pullaggio, ragazzi, però magari speriamo adesso, vediamo un po'. Che cosa troviamo? Qualcosa interessante, sempre i soliti ori, vabbè, senza che skippiamo, vediamo tutte le immaginette carine e coccolosa. E quindi andiamo avanti, dando il caricamento solido, qui non faccio grossi tagli. Ok, Bossis, Leo, questo credo del Flamengo, Amoros, poi Momoro Izawa, ancora un'altra carta di quelle che già io, Doleman. Ancora un Franz Chester, uno Shingo Takasugi, ancora il Sid Pierre e poi l'ultima carta che chiudiamo con Federix e proseguiamo con l'altro lancio. Anzi no, aspettate ragazzi perché come al solito mi stavo dimenticando che c'è il ticket gratuito che ci regala qualcosa. In questo caso un SSR, quindi un pallone nero. Non so a che cosa serve, dopo vi dirò. Ultimo lancio ragazzi, ma non mi sembra che ci sia chissà che cosa di interessante in sti pacchi, però ci ho provato, adesso speriamo che niente, sono su tutti i pacchettini del cavolo con questi palloni bianchi, niente di eclatante, purtroppo è così. Pensavo a un evento dove potevamo trovare qualcosa. Gino Hernandez, poi ancora un Manfred Margas, questo è nuovo. Poi un olandese Leon Dix, poi Toshika Okano, ancora uno dei fratelli Derrick, Alan Pascal, un argentino, Hikaru Matsuyama, poi ancora un Yuji Sakagi, poi ancora Mamoru Izawa, se speriamo è l'ultimo lancio, è un altro Salvatore Gentili versione SR, quindi un giocatore dell'Italia. Adesso se non sbaglio c'è il lancio gratuito del ticket che ci regalano, andiamo a vedere che cosa ci regalano effettivamente. In estrazione gratuita ancora un pallone SR. Ultimo lancio ragazzi di questo stile, di questo genere, che se non sbaglio adesso è gratuito. Eccoci qua ragazzi, allora facciamo una cosa, speriamo qualcosa di decente, dato che abbiamo il pallone, 4 ori. Tanto il Capitan Tsubasa versione natalizia, che vestito da Babbo Natale, qualcosa di.
Capitan Tsubasa. Poi c'è Tetsu Ishida. Tutte carte che non ci servono. C'ha Incheon. Poi un altro della nazionale cinese, Chana con Sawat. Poi, oddio, chi è? Oddio, quanto è brutto. Sembra One Punch Man, Michael Yamada. Poi, è l'ultimo tiro, potrebbe essere qualcosa di interessante. Sì, guardate un po', ragazzi, Maradona SSR, che in realtà si chiama Juan Diaz, ma in realtà è Diego Armando Maradona. Ok ragazzi, andiamo a aprire un pacchettino Brasile e poi un pacchettino Giappone. Proseguiamo. Ah, eccoci qua ragazzi, proseguiamo, skippiamo subito perché almeno ci divertiamo un attimo a cercare qualcosa di interessante. Iniziamo con Momorizawa, due carte oro, passiamo con Garcia, difensore molto molto forte fisicamente, Galvan, un argentino, poi Luis Napoleon, un francese, e poi Hikaru Matsuyama, che non mi serve, poi c'è Hiroshi Kito, un altro giapponese, uno dei tre fratelli, ok, detta così, sembra chissà che offesa. E niente, qua non abbiamo trovato niente, però c'è sempre il solito pacchettino regalo, niente. Proseguiamo ragazzi, andiamo a spacchettare qualcosa nel Brasile. Non Brasile ragazzi, Giappone, chiedo scusa. Ok, ultimo lancio e proseguiamo. Ultimo lancio ragazzi, skippiamo come al solito la intro, tanto se dobbiamo trovare qualcosa di fortunato lo troviamo uguale. Questo è quello, tecnicamente dovrebbe essere la nazionale giapponese, speriamo di trovare qualcosa. Intanto Branco, poi ok, niente, due lanci non proprio fortunatissimi, quindi possiamo anche skippare queste carte e poi l'ultimo lancio, speriamo quello fortunato, e niente, buoni giocatori ma non quello che cercavo, e poi l'ultimo ticket da spacchettare, niente da fare, e vabbè, è così. Ragazzi, l'ultima estrazione è quella a punti, quindi quella dei punti, estrazione dei punti, ho appena trovato 5 di queste, quindi proseguiamo. Ultimo lancio ragazzi, è quella con i punti, sperando di trovare qualcosa, perché dice che tecnicamente abbiamo possibilità di trovare robe buone, invece mi sa proprio di no. Ok, vado nella home e chiudiamo la puntata e l'estrazione di oggi, il pullaggio. Ragazzuoli, eccomi qua nella home, il vostro dottor Puccio e il canale Big vi ringraziano e vi augurano ovviamente buon Natale e buone feste a tutti nella giornata di oggi, quindi proprio nella giornata del 24 di dicembre, quindi nella vigilia di Natale vi uscirà questo video alle ore 20. Spero che vi sia piaciuto. Potevamo trovare molto ma molto di più, però abbiamo provato quello che era l'evento natalizio di Capitan Tsubasa, quindi Olle Benji online, e spero che vi sia piaciuto in qualche maniera, e quindi vi auguro a tutti un buon divertimento, una buona visione. Mi raccomando, tutti i canali in descrizione, iscrivetevi al mio canale Dottor Pucci, iscrivetevi a questo canale Big se volete, al mio canale Twitch Dottor Puccio Official di Twitch, tutto in descrizione, quello che volete, tutti i social, e ci vediamo alla prossima ragazzi, alla prossima puntata di Noxiamo Insieme. Buona serata a tutti e come dicevo prima, buone feste a tutti e buon Natale.